Parliamo di Ville Aperte 2021 e ritorniamo in una delle location più in vista di questa edizione 2021 che è Villa Sormani a Missaglia e siamo con l'amico conte Alberto Uba. Buongiorno Alberto. Buongiorno. E ovviamente la domanda che sorge spontanea subito: perché dovrebbero venire a visitare Villa Sormani? La nostra dimora si differenzia da tante altre ville per questa incredibile storia che ha attraverso i secoli, 2000 anni di storia, dal castrum romano fino ai reperti romani trovati nella cappella trecentesca, il 300, la residenza feudale quando diventa residenza feudale nel 600, la villa di Delizi, i cimeli risorgimentali, il pozzo romano, le colonne con la scritta in alfabeto celto-etrusco, su cui è uscito un libro interessantissimo, trovate nell'altra nostra chiesa duecentesca in Valle Santa Croce. Questa incredibile passeggiata nella storia in 2000 anni, ovviamente con una narrazione molto coinvolgente, diventa estremamente attrattiva per il nostro pubblico che è entusiasta e che ci dà un grande ritorno, una grande soddisfazione. Abbiamo detto di quello che possono vedere all'interno di questa meravigliosa villa, ma in realtà quest'anno c'è una chicca. Prima di tutto però dobbiamo ricordare che le location che aderiscono a Ville Aperte 2021 sono tantissime, sono oltre 150 anche per il prossimo weekend. Ma torniamo a Villa Sormani con la chicca delle chicche. È un omaggio al territorio e a questa grande manifestazione che ha ormai una rilevanza regionale ma anche nazionale, e quindi abbiamo deciso di riportare in villa, perché le avevamo portate per la quarta edizione Premio Arte e Cultura Villa Sormani, quest'anno molto importante che è avvenuto il 26 giugno, abbiamo riportato due capolavori: la Madonna col Bambino del celebre allievo di Rubens Erasmus secondo Quellinus, e addirittura il celebre quadro di Peter Paul Rubens Bacco sul barile. Questo evento è stato reso possibile dalla partnership, dalla collaborazione fra il sottoscritto Arte e Cultura Villa Sormani e due importantissime realtà. La All Logistic International è una eccellente società che si occupa di trasporti e logistica di opere d'arte a livello internazionale, del dottor Riccardo Fuochi, e che ha anche il cavò a Chiasso dove sono custodite importantissime opere, Tiziano, Tiepolo, Tintoretto, addirittura un Caravaggio, e la Aion di Lugano, una società che vede la presenza di due grandi storici di fama internazionale, esperti d'arte e curatori di importantissime opere, Sira von Wallner e Claudio Metzger. Con loro questa alleanza prevede di poter portare fuori dai cavò queste opere bellissime, permettere al pubblico di poterle ammirare nella loro bellezza, ma soprattutto offrire la possibilità agli studiosi di acquisire ulteriori informazioni e completare con un ulteriore tassello il mosaico che permette loro la conoscenza dei grandi artisti e di queste grandi opere. Questo è l'obiettivo di questa alleanza, è bello che questo inizi con questa chicca, veramente con questa possibilità di ammirare questi due capolavori qui in Villa Sormani a Missaglia. Siamo arrivati insomma nel punto clou, possiamo dire così, abbagliati dalla bellezza e dalla meraviglia. Ci illustri questi due splendidi quadri? Questi due capolavori, sì, vedete questa bellissima Madonna con Bambino di Erasmus secondo Quellinus, realizzati entrambi intorno al 1630-35 ad Anversa, dove Rubens aveva una bottega di 180 allievi, e il percorso espositivo in villa noi l'abbiamo chiamato il sacro e il profano. La Madonna col Bambino la esponiamo nella trecentesca cappella di Santa Maria in villa, il Rubens Bacco sul barile durante il premio l'abbiamo esposto nella grotta dei Giochi d'Acqua, nel parco, in mezzo alla natura, ma oggi per motivi atmosferici sarà esposto in questa sessione di incontri in villa. E la Madonna col Bambino, perché il sacro e il profano? Perché in una Europa che era
devastata dalla guerra dei 30 anni, che ha fatto 12 milioni di morti e che era devastata anche dalla pestilenza, in questo momento buio e cupo per l'Europa, due grandi artisti rispondono con due opere in cui una si rifà alla speranza salvifica dell'umanità attraverso l'amore di Cristo e con l'altra opera, Bacco sul barile, rifugiarsi invece in quello che è il libero e dionisiaco sfogo nei piaceri della vita. Tra il sacro e il profano. Ecco perché tra il sacro e il profano. Il Rubens, diciamo che la Madonna col bambino è stata realizzata quindi da uno dei più grandi discepoli di Rubens, il Quellinus. Addirittura il viso della Madonna e del bambino si riferiscono alla moglie Hélène Frumon e al figlio di Rubens, ma su questo quadro, su quest'opera, mise la mano anche il maestro, anche Rubens stesso. Mentre invece Bacco sul barile, sappiamo bene che i due quadri grandi sono niente meno che al Museo dell'Ermitage a San Pietroburgo uno e agli Uffizi di Firenze quell'altro. Ma questo è un esquis olio su carta messo su legno, che è il bozzetto preparatorio originario. Quindi il valore di questo bellissimo quadro è quello, il fatto che questo sia stato fatto totalmente dalla mano del maestro. Qui lui ha sviluppato l'idea e l'ha messa su carta, ha creato, diciamo, totalmente di sua mano il quadro. Poi, normalmente, come sappiamo, i quadri, diciamo, importanti e quelli che dovevano essere realizzati conseguentemente al bozzetto preparatorio sono molto spesso affidati alla bottega, in buona parte affidati alla bottega. Tant'è vero che nei quadri poi, diciamo, finali non appaiono dei dettagli che apparivano invece nel bozzetto preparatorio. E quindi l'eccezionalità, l'esclusività di questo dipinto è che sia stato fatto totalmente dalla mano del maestro. Dopo questa dotta illustrazione dobbiamo semplicemente fare un brindisi a Ville Aperte 2021 con Bacco sul barile, ma soprattutto invitare i nostri ascoltatori a venire a Ville Aperte 2021, perché le chicche non mancano, ne troverete in quantità su oltre 150 location, dimore storiche, parchi, giardini, c'è di tutto e di più, è il caso di dirlo. Qui abbiamo ammirato delle assolute eccellenze, però c'è tanto da vedere anche nel prossimo weekend. Grazie al conte Alberto Uva. Grazie a voi e a presto.